Buonasera, video nuovo, add-on audio, Forus A55, li apriamo con voi. Vediamo un pochino l'imballo, ma fino ad ora con Argon abbiamo sempre verificato che gli imballi sono più che abbondanti e consono alla protezione, vedete, con i quattro piedini in gomma. Tiriamo fuori il diffusore. Bustina protetta. Eccola qua, come vedete, guardate, adesso lo giro, comunque nel fondo del diffusore c'è una bella basetta fissata con delle viti nera. Ed ecco qua, diffusore da pavimento dell'Argon Audio, serie Forus. Nella parte frontale potete vedere un tweeter a cupola da un pollice, 2,5 cm, e due woofer da 13 cm. Baffle frontale nero, satinato, e corpo in noce. Una bella noce con delle belle fiammate. Mettiamo il nostro, la nostra griglia, ve la giro, e nella parte posteriore condotto reflex e subito sotto le connessioni per i cavi di potenza, dove potete inserire sia i connettori a banana senza svitare i morsetti, oppure svitate i morsetti e andate a inserire il cavo sguainato in rame. Ok, adesso lo posizioniamo qui in un nostro rack, dove tra l'altro abbiamo gli amplificatori dell'Argon. Come vedete sono due, perché quello sotto è l'SA1 e quello sopra invece è l'SA2. Abbiamo già fatto dei video, comunque andremo a indicarvi i link per verificare un pochettino le caratteristiche del prodotto. Ok, e ve li facciamo vedere collegate. Adesso le abbiamo collegate all'SA2, che è quello blu. Utilizziamo la connessione Bluetooth, abbiamo fatto il pairing molto semplicemente. Col telecomando basta premere il pulsante pair e in un attimo lo trovate nel vostro dispositivo. Facciamo partire il nostro brano e, come ho detto in tanti video, non è possibile valutare la qualità di un impianto audio da un video su YouTube, ma la cosa migliore è poter venire in negozio. Sono qui per voi, venite pure ad ascoltarli quando volete. Al prossimo video.